Per il turismo culturale per anno 2023 la Norvegia sta comunque cercando di vendere tutta la Norvegia tutto l'anno. Ovviamente ci sono alcune destinazioni, per esempio anche Oslo, che ha investito tanto soprattutto nell'arte ma anche nell'architettura. Per menzionare alcune novità, c'è il Museo Munch che è aperto da poco, molto bello, con tutte le collezioni della Norvegia in un unico museo, per cui un bellissimo regalo agli abitanti di Oslo, ma anche ovviamente a tutti quelli che vogliono convivere e anche imparare a vedere cosa esiste nel museo, ma anche quello che ha fatto Munch, per cui tutta la storia. Un altro museo anche molto importante, adesso è aperto da un mese circa, è la Galleria Nazionale. Anche lì con tutte le collezioni dai vari artisti norvegesi è molto importante, ma anche non soltanto, praticamente dagli anni 1800 fino ad oggi, quindi c'è praticamente delle collezioni, ognuno in un piano diverso, per cui se uno va a visitare la galleria si sa che comunque ci sta dentro delle ore, perché ci sono delle cose bellissime da scoprire, ma anche di vedere cose nuove che magari uno pensava che non esistesse in Norvegia, per cui dalle cose di design anche degli anni 60 fino ad oggi, per cui è un posto veramente da scoprire. Gli italiani conoscono molto bene anche l'arte e cultura norvegese. Tante volte, per essere onesta, mi sorprendono anche tanto, perché magari io sono da un bel po' di anni in Italia che vengo dalla Norvegia, però vedo che ogni anno aumenta la conoscenza del nostro paese, e l'italiano è comunque sempre un turista molto curioso, e probabilmente avendo l'arte proprio qui da tanti anni aspettano magari anche di vedere tante cose magari all'estero, oppure sono talmente abituati a vedere l'arte, a vedere la cultura, quindi sono anche interessati e molto curiosi di scoprire come sono queste cose negli altri paesi. Per cui, per quanto riguarda anche la Norvegia, vedo che se uno fa delle domande, magari non lo so, per artisti, giustamente Munch penso che conoscono tutti, anche piccoli e grandi, però anche altri artisti conosciuti negli anni, magari anche artisti di come si dice, che sono anche giovani, tante volte lo conoscono. Vediamo anche della letteratura tante volte sanno magari più di noi, perché si vede che c'è proprio. È vero che dicono che gli italiani magari leggono meno degli altri europei, però devo dire che c'è comunque una bella, come si dice, parte degli italiani che praticamente vanno a seguire tutte le fiere della letteratura, e quando ci sono, magari anche quando noi facciamo parte di alcuni festival della letteratura, vediamo che effettivamente conoscono benissimo gli scrittori norvegesi, non soltanto quelli che magari oggi vivono, ma anche quelli di una volta. Quindi devo dire che mi sorprende, perché effettivamente si informano, sono molto curiosi, e questo è una bellissima cosa, perché magari non è come quando eravamo più giovani noi, che si partiva e basta, poi quello che si scopriva in viaggio bene, altre cose magari meno. Invece oggi c'è un turista che comunque si informa molto prima di partire, per non perdere le chicche del paese. Le mete più conosciute per gli italiani, o magari anche più richieste, ovvio che tante volte l'italiano parte per scoprire la natura, anche perché attira tantissimo, perché sanno che ci sono queste grosse territori magari dove non vivono tante persone, però spesso chiedono di andare ad Oslo, però poi da Oslo si spostano verso i fiordi, vogliono vivere anche le montagne, i fiordi, vogliono far parte della natura, vogliono anche, come si può dire, vivere la Norvegia come fanno i norvegesi, escono per fare le passeggiate, trekking, magari non tutti, ma la maggior parte degli italiani magari scelgono le attività soft, intendo magari per fare magari due passi in montagna, magari di qualche ora, quindi non uno di quelli che fanno delle vette poi
ci vogliono 12 ore sia per andare e tornare, però vedo che questa è una grossa, è una delle attrazioni proprio numero uno. Abbiamo anche delle attività dove abbiamo messo a disposizione dei treni, quindi magari uno fa una parte del treno, poi fa una parte dei fiordi, quindi con un traghetto o un catamarano, e poi chi può eventualmente può anche fare delle passeggiate in montagna. Un'altra zona molto richiesta sono le isole Lofoten, quindi il nord, e le isole Lofoten penso che ormai da 1500 ormai è conosciuto in Italia anche grazie allo scopocapisso e i vichinghi, però quello che è ancora più bello che vediamo è che d'inverno l'italiano vuole andare a vivere l'inverno norvegese e scelgono più che altro le attività senza lo sci, quindi l'attrazione numero uno è l'aurora boreale, e lì uno deve andare ovviamente oltre al cerchio polare artico, questo proprio vedo da ogni anno aumenta proprio la richiesta, e quindi mesi importanti, gennaio, febbraio, marzo, così, questo è la regno della luce. Delle zone dove magari delle chicche o magari meno conosciute, secondo me potrebbe essere anche la parte centrale, che ha tanta storia, anche per Trondheim, Trøndelag, che è la regione della gastronomia quest'anno. E quindi anche per un italiano che viaggia si sa che si può mangiare bene, si può visitare questi piccoli paesini, è facile comunque spostarsi da una città all'altra perché ci sono dei treni, oppure uno può anche prendere la macchina a noleggio, sono delle zone molto belle, e poi si sa che comunque il food locale è assolutamente una delle chicche della Norvegia.